Ok, allora vediamo cosa si riesce a combinare in JavaFX in 45 minuti scarsi. Parecchio. Allora, un'applicazione, dicevamo, sarà composta per noi di tre parti. C'è una scelta che di progettazione che facciamo è che l'applicazione è composta di tre parti. L'interfaccia utente. Quindi possiamo immaginare qualcuno che sia esperto in interfacce, può essere disegnata esclusivamente con il budget XML, alla quale può essere associato un aspetto grafico, quindi si occupa di grafiche, si occupa di colori, si occupa di sfondi, si occupa di dimensioni, si occupa di proporzioni, che è separato rispetto a chi fa la progettazione di quali elementi ci devono essere. Sono i due file separati, uno è il file XML che ci dice che cosa c'è nell'interfaccia, l'altro è un foglio di stile CSS che per il momento potremmo ignorare tranquillamente fino a quando non vorremmo fare cose un pochino più carine e lo potrete fare quando avrete imparato CSS nel corso di web. E poi chi fa lo sviluppo della logica applicativa lo fa ovviamente programmando in Java. Quindi per noi in questo momento il dominio di destra non esiste e non esisterà per quasi tutto il corso. Ci mettiamo nei panni dei due omini intermedi, sempre con riferimento a questa che è la struttura delle classi di un'applicazione JavaFX, il riassunto ciò che abbiamo visto prima. No? Abbiamo la mia applicazione che definisce un metodo main. È un metodo start. Questa figlia estende la classe madre application che contiene il metodo launch che è quello che viene chiamato da start. E poi ovviamente, scusate, viene chiamato dal main. E poi ovviamente conterrà un metodo start di cui noi poi facciamo l'override come sottoclasse. Questa applicazione ci pensa lei a creare nel suo metodo launch, crea uno stage. E poi passa, vedete come parametro, al metodo start. Il metodo start crea una scena, crea dei nodi, aggancia questi nodi, di cui alcuni sono nodi foglia, quindi i controlli, di cui alcuni sono nodi contenitori, e uno di questi nodi contenitori è a sua volta il nodo radice. Aggancia per tramite del nodo radice, aggancia questi nodi alla scena. Quindi questo è come, dal punto di vista del diagramma delle classi, come è fatta l'applicazione. Un pochino di UML l'avete visto, immagino. Questa freccia qui, con la punta triangolare bianca, significa sottoclasse, ereditarietà. Quindi questa è sottoclasse di questo. Il rombo significa composizione. Quindi una scena è fatta di tanti nodi. Un nodo padre è fatto di tanti nodi figli. Le altre frecce normali indicano una relazione di qualche tipo tra le classi, tipo una classe usa l'altra, una classe crea l'altra, una classe chiama un metodo in un'altra, quindi sono i messaggi che si scambiano. Noi non saremo molto formali in UML, ma in diversi punti nel corso cercheremo di fermarci e ragionare su come è meglio organizzare le classi, no? Questa è l'organizzazione delle classi che ci viene data da JavaFX. Al lato pratico, questa cosa qua come funziona? Allora, io ho già aperto Eclipse, vuoto, fresco, installato di fresco ieri, quindi spero che vada tutto bene. E creiamo un nuovo progetto. Allora, creiamo un nuovo progetto. Io avendo installato non solo Eclipse, ma quell'estensione FX Clips, no? Di cui vi parlavo, che adesso non stiamo a installare insieme, ma giovedì lo vedremo. Scusate. Nel new project ho tra le varie cose che sono definite, dipende dal tipo di versione di Eclipse che avete installato, c'è un menu JavaFX, all'interno del quale c'è una voce JavaFX Project. Quindi questo mi permette di creare un nuovo progetto JavaFX.
lo posso creare. Come tutti i progetti, mi chiede il nome del progetto, chiamiamolo benvenuti. Ah, lo vuole minuscolo? Perché il minuscolo non gli piace? Must be welcome, con minuscolo. Ok, creo un progetto. Questa è una finestra normale per creare un progetto Java. Questa è la finestra normale per definire eventuali librerie aggiuntive e altro, ma non ci serve nulla di particolare in questo momento. Questa è una finestra invece aggiuntiva, la voce aggiuntiva, quindi ricordatevi sempre che Eclipse vi fa sempre vedere il bottone finish per dire arriva alla fine. Non lo usiamo quasi mai, andiamo sempre passo passo per vedere che cosa c'è. In questo caso l'ultimo passaggio prima di creare il progetto vero e proprio è definire le proprietà specifiche legate a JavaScript. Allora, la prima cosa che mi chiede, questa è la versione ultima, no, del plugin EFX Clips. Se qualcuno ha una versione, magari c'era già l'anno scorso, con la versione dell'anno scorso, è diverso in questa fase, ma poi la sostanza è sempre la stessa. Il tipo di applicazione, quindi voglio creare un'applicazione JavaFX per applicazioni desktop o per applicazioni mobili. Cambia un attimo la dimensione dei font, il layout, eccetera. E poi il nome del package all'interno del quale definire l'applicazione. Package Java. Sapete che ogni classe deve essere all'interno di un package. Noi possiamo usare la convenzione normale, che è quella di dire il nome del package. Per evitare conflitti a livello mondiale, ciascuno usa un nome di package che è legato al dominio dell'organizzazione presso cui lavora, quindi nel nostro caso sito contrario, quindi nel nostro caso siamo al Politecnico, polito.it, dobbiamo creare i package che si chiamano it.polito, punto, possiamo chiamarlo tecniche di programmazione, che è il nome del corso, TDP, e poi finalmente mettiamo un nome che è specifico di questa classe. Quindi in questo corso useremo sempre it.polito.tdp o qualcosa di questo genere, mettete ciò che volete, no? È solo una convenzione per evitare, cioè, diciamo, di sovrapposizione. Quindi welcome. Dopodiché, questo è il nome del package all'interno del quale creare la classe main. Dopodiché mi chiede: tu come vuoi creare l'interfaccia utente? Non crearla, che non vuol dire che non c'è, vuol dire che te la crei tu da solo, non la fai fare a me, diciamo così, nella fase di creazione del progetto, oppure me la crei usando l'FXML. L'FX Graph è un linguaggio che è gestito solamente dal plugin FX Clips, non è standardizzato, lo ignoriamo. Noi ci facciamo creare un file fxml. E lì mi chiede, bene, qual è il contenitore di partenza, il nodo radice che vuoi usare nel tuo fxml? E deve essere per forza uno di questi nodi, perché sono gli unici che sono in grado di contenere altre cose. Come nodo radice non ha senso mettere un nodo terminale, un controllo, un bottone. Un nodo che a sua volta contenga altre cose. Dal punto di vista grafico, i vari contenitori, scusate, ve li faccio vedere così. C'ho il pannello ancora che definisce un'area che poi è tratteggiata e poi ogni nodo che inserisco all'interno devo definire la posizione dandone la distanza rispetto ad almeno due dei lati. Quindi serve per posizionare in modo assoluto, dando le coordinate degli elementi all'interno del contenitore. Un po' pesante come lavoro, perché di ogni elemento che metto, di ogni bottone, devo dare le coordinate. Quello che io uso sempre è il border pane, che definisce, che divide lo stage in 5 aree. Quella centrale e 4 laterali, sopra, sotto, sinistra, destra. Per quella sopra viene bene per metterci il titolo.
quella sotto magari viene bene per metterci informazioni di stato, quella di sinistra magari per mettere il menu, e quella centrale, che è quella tra virgolette grossa, va bene per metterci contenuto. Ovviamente all'interno di questa zona centrale ci metterò a sua volta degli altri contenitori per poter organizzare il contenuto in qualche modo. Però oggi stiamo parlando del nodo radice. Poi c'è le scatole, la V-box, l'H-box, la scatola verticale, cioè metti gli elementi in verticale uno sotto l'altro, oppure quella che abbiamo fatto qua, l'H-box, la scatola orizzontale, metti gli elementi uno a fianco dell'altro. Il flow, che metti gli elementi uno a fianco dell'altro come fosse una scatola orizzontale, ma poi quando finisce la riga va a capo, mentre la scatola orizzontale no. Lo stack, che metti gli elementi sovrapposti uno sull'altro, serve per fare effetti trasparenti di questo genere. Il tile, che li organizza in modo ordinato, come quando avete, che ne so, i programmi per fare la galleria fotografica, no, di immagini, o le icone di una cartella, che non sono tutte della stessa dimensione, ma sono tutte incolonnate. Oppure la grid, che serve per fare delle tabelle, una tabella, come la tabella di Word. Noi possiamo scegliere, quando creiamo un progetto, qual è la logica di layout, di contenimento del nodo radice. Io direi che quello che mi propone lui come border pane mi sembra quello più adatto, anche quello un pochino più versante. Dopodiché definisco due, mi chiedo ancora due cose. Una, il nome che devo dare a questo file fxml. Il mio progetto l'ho chiamato welcome, che non è ancora welcome, va? E il nome da dare a una classe controller. Oggi non sappiamo che cos'è, ce ne occupiamo domani, ma diamogli un nome legato al file fxml. Il controller è la classe che contiene la logica di funzionamento dell'interfaccia. Quindi l'fxml dico che cosa c'è, il controller dico che cosa fa. Per oggi il controller non abbiamo tempo di vederlo, però lo facciamo creare. Quando ho fatto questo faccio finish, e se tutto va bene mi ha creato un progetto all'interno dei quali, nei sorgenti, ho il mio package dentro il quale ha messo 4 file, 5, 5, no, 4. Il main, che è quello che ci aspettavamo. Scusate, non si riesce a leggere molto. Basic. Pochino più grande. È quello che ci aspettiamo, nel senso che è una classe main che estende application, che ha un metodo main, public void static main, che chiama launch della classe madre, e poi ha un metodo start che riceve come parametro uno stage, e cosa fa? Chiama il loader del file fxml per caricare il file welcome.fxml. Tutta sta roba qua, getClass.getResource, vuol dire trovami un file nella stessa directory della classe corrente, di cui ti passo il file. Quindi è per dire dove si trova questo file, nella stessa directory. E quando ho creato questo nodo radice, che è un nodo di tipo border pane, perché l'ho deciso io prima, no? Era un nodo border pane. FXML loader non sa come classe generica che cosa restituirà, quindi devo fare un cast per dire guarda che io so che il mio FXML contiene un border pane e lo uso come nodo radice. Poi crea una scena, fatemi togliere queste dimensioni perché non voglio fissarle ma voglio lasciare che si dimensioni da sola, crea una nuova scena a partire dal nodo radice che ho caricato dall'FXML. Poi questa cosa qua non ci interessa per il momento, nel senso che aggancia il foglio di stile alla scena, ma per il momento non facciamo il foglio di stile, quindi non guardiamo questa riga. Set scene,
Quindi aggancia la scena allo stage che mi è stato passato, show, cioè quello che abbiamo visto prima, niente di più, generato tutto da solo. Ok? Questo è il main. Noi a questo punto dobbiamo lavorare, la classe controller abbiamo visto che me la crea vuota, quindi va bene, non fa nulla, tanto non sapremo cosa metterci oggi, il file CSS me lo crea vuoto, e va bene, non ci mettiamo nulla, l'altro file che mi ha creato è il file fxml, che non c'è nulla dentro, dentro il quale non c'è nulla, scusate, lo dico in italiano, tranne il nodo radice che è un border tag, senza altro. Adesso io dovrei dentro l'fxml aggiungere nodi, ma come vi ho detto non ho voglia di farlo a mano. Allora posso usare il programma che si chiama SimBuilder. SimBuilder esiste una versione 1.1 stabile e una versione 2.0 che è ancora in fase di sviluppo. Io ho provato a installare la versione 2.0, è un programma esterno ad Eclipse, non c'entra nulla. Io adesso lo sto lanciando per una scorciatoia di Eclipse, dice apre questo file con lo SimBuilder, se no si lancia a parte e si apre il file fxml. È un programma fatto così. A sinistra c'è la library, c'è l'elenco di tutte le cose che posso aggiungere, che sono contenitori, controlli, menu, altre cose, forme, grafici, elementi tridimensionali. Sotto c'è il documento, c'è il contenuto attuale. Adesso che nodi ci sono? C'è un nodo border che ha il posto per 5 figli, top, left, center, right, bottom. Perché non si vede niente? Ma perché questo nodo non ha dimensioni e non ha contenuto. E quindi lui si ridimensiona a 0 pixel. Okay? Io volendo potrei impostare la dimensione. Quando seleziono un nodo, sulla destra compaiono tutte le proprietà di quel nodo. Proprietà che sono divise in 3 gruppi, che sono le proprietà principali, semplicemente chiamate properties, tra cui, vabbè, lo vediamo poi, sul contenitore non è che sia molto da dire, l'allineamento e cose di questo genere. Le proprietà di layout, quindi come questo nodo interagisce nel definire come sarà fatto il layout, quindi quanto è grande, quanto è stretto, eccetera, quali sono i margini, margine sopra, margine destro, margine basso, margine sinistro, dimensione minima, altezza minima, dimensione preferita, larghezza preferita, altezza preferita, larghezza massima e minima, larghezza massima e altezza massima. In questo momento sono tutte un valore simbolico use computed size, che vuol dire che la dimensione di questo contenitore viene calcolata sulla base del contenuto. Se io volessi direi ma sì, ma però facciamo in modo che per preferenza sia largo, che ne so, 400 e alto 300, allora si vede. Però ho vincolato la dimensione, che mi vincola poi il contenuto. Se no lo lascio libero e ci pensa lui. Se ci metto più roba, lui diventerà più grosso. No? È una strategia che decido io quando penso al layout. Cosa posso metterci dentro? Questi insert top left center dice guarda che questo è un nodo contenitore che può contenere a sua volta queste cose. Allora io posso pensare di metterci un titolo nella parte top. Io non lo vedo che è fatto in 5 parti però. Per poterlo vedere dovrei dare delle dimensioni minime al top, eccetera. Allora dentro il top ci metto un titolo. Allora un titolo cos'è? Un controllo, quindi un elemento terminale, di tipo etichetta, label. Un'etichetta che io prendo, trascino dentro il top, oppure qua dentro mi fa vedere un'ombra del contenitore, lo posso mettere qua, ma è più comodo metterlo qua nell'albero, così sono sicuro di non far casino, e mi aggiunge un nodo, vedete che il mio albero dei nodi ha un border pane che contiene un nodo che si chiama label.
Questo è scritto qua. Questo label ha delle proprietà, la cui prima proprietà è il testo, cioè cosa c'è scritto sopra. Allora, noi la chiamiamo Welcome Application. Dai, ci riesco. Ho modificato una proprietà di un nodo. Ho aggiunto all'XML un nodo, trascinandolo dalla libreria all'interno del documento, nel punto in cui voglio che sia presente in quel layout che mi interessa ottenere. E poi lo vado a personalizzare. Magari gli cambio anche la dimensione, perché 12 punti per un titolo è un po' triste, e cerchiamo di farlo magari da 24. E magari se voglio gli cambio il colore. Adesso vediamo di metterlo rosso. E cose di questo genere. Quindi, selezionando un nodo, sulla destra ho tutte le proprietà che posso impostare di quel nodo lì. Un po' come un programma di grafica vettoriale, in un certo senso, fino a più ad alto livello. Se io salvo sta roba e torno in Eclipse, mi riapro l'FXML, vedo che mi ha aggiunto, avevo solo border pane, vi ricordate? Dentro ho aggiunto top, per dire, guarda, dentro il border pane c'è un elemento top che contiene una label. Questa label ha come testo Welcome Application, ha come colore questo, allineata al centro. Poi da qualche parte deve essere barra top, perché che chiude l'elemento top, barra label che chiude l'elemento label. Questo qua non l'ho scritto, l'ho disegnato. Ok? Dopodiché, io posso, cosa posso fare dentro? Potrei fare una casella di testo con un bottone a fianco, tanto per fare un esempio. Ok? Allora, una casella di testo con un bottone a fianco significa che io ho due elementi che voglio allineare in un certo modo. Quindi, ho bisogno di un contenitore da inserire nel centro del border layout che mi permette di affiancare due elementi. Cioè, se io all'interno del centro posso mettere un solo elemento. Quindi ho la casella di testo o il bottone. Se voglio metterne due, metterò un contenitore che li contiene a sua volta. Ok? Quindi in questo caso li voglio affiancati e quindi metterò un contenitore di tipo HBox. Dentro il centro della mia finestra. Come sempre non si vede niente, ma dentro l'HBox a questo punto posso mettere più elementi, l'HBox è un contenitore di dimensione variabile, più elementi i quali verranno tutti visualizzati uno a fianco dell'altro, da sinistra verso destra. E quindi magari ci metterò, vado a prendere i controlli, una text field. La differenza tra text field e text area è text field è una riga sola, text area invece è un rettangolo su di più righe. Un text field lo trascino dentro l'HBox e me lo fa vedere là. E un button che trascino anch'esso dentro l'HBox e me lo mette a fianco della casella di testo. Salviamo. Quindi, guardiamo la struttura. Border pane, ho riempito il top con la label, il middle, il centro, l'ho riempito con un HBox. L'HBox a sua volta ha due figli, una casella di testo, un bottone. Mentre faccio queste cose, qua mi fa vedere qualche cosa. Può far comodo usare il preview
che mi apre una finestra per far vedere come verrà fuori l'applicazione. Questo me lo fa lo sim builder, non ho ancora lanciato l'applicazione Java. Però mi dice, guarda, la tua applicazione sarà così, quindi l'utente potrà scrivere, potrà schiacciare il bottone. È ovvio che sta roba non fa niente, no? Quando schiaccia il bottone, perché non lo sa cosa deve fare. Però mi dà un'idea di com'è, mi piace, no? La voglio più stretta, la voglio più lunga, e posso giocarla e modificarla. Tutto questo viene sempre salvato nell'FXML. Magari, che ne so, voglio dire che questo bottone, non scrivo button, ma scrivo ciao, vabbè, nel bottone, una delle proprietà del bottone è il testo, Compare ciao. La casella di testo ha più proprietà, c'è il testo vero e proprio, c'è il contenuto della casella e il testo d'invito, cioè il testo che compare prima che voi scriviate qualcosa. Che ne so, inserisci il nome. Mentre il testo non c'è nulla perché lo deve inserire l'utente. Allora, come vedete, inserisci il nome e compare in grigetto. Se io salvo e faccio un preview, mi dà questa finestra in cui dovrebbe esserci scritto inserisci il nome, ma non c'è. E io scrivo qualcosa. Forse non so perché, ma non lo fa vedere. Diciamo che siamo contenti così. Questa è la nostra bellissima finestra di dialogo che abbiamo creato in 3 minuti, se stiamo a vedere, se andiamo al netto di tutti i commenti. È nel file FXML. Al file FXML posso anche non guardarlo. Questo file FXML però so che è richiamato dal mio programma Java. Allora posso far partire il programma già così e mi crea questa finestra in cui posso, questo qua non è più il preview, questo è il mio programma, in cui posso scrivere un nome e cliccare su ciao. Ovviamente quando clicco su ciao non succede un bel nulla, perché non abbiamo ancora insegnato al programma come fare a reagire. Però cosa abbiamo fatto quando abbiamo fatto run del programma? Abbiamo alla fine eseguito il metodo start, che ha caricato l'FXML, ha creato una scena sulla base del contenuto dell'FXML e questa scena l'ha agganciata allo stage, cioè alla finestra che si è aperta. E poi è finito. Il metodo start si è fermato. Il programma, il controllo dov'è? Il controllo adesso è dentro la classe application che sta facendo girare l'applicazione. E far girare l'applicazione significa permettere all'utente di interagire con i controlli, ciascuno secondo la sua specie. Quindi un controllo di testo, cosa ci posso fare? Ci posso scrivere. Un controllo di tipo button, che cosa posso fare? Posso schiacciarlo, e così via. Tutta questa logica di far funzionare i controlli non la devo fare io. Ogni controllo sa come fare e l'application sa come gestire. Ok? Se voglio, quindi qui che cosa ho visto finora? Ho visto che posso definire dei nodi, dei contenitori e in fase di creazione del file FXML con l'editor grafico posso definire delle proprietà iniziali per questi nodi. Ok? In realtà tutte queste proprietà sono accessibili ovviamente anche al programma in Java. Cioè questi qui sono nodi che sono finiti dentro il programma. Non sono facili da trovare perché noi sappiamo che c'è un oggetto root che è il border pane. Ok? Dopodiché questo ha dentro tutti gli elementi. Io potrei dire, che ne so, ridimensioniamo tutto il border pane. Ogni nodo si porta in dote tutta una serie di metodi
tra cui ci sono tanti get che contengono, comprendono tutte le proprietà del nodo stesso. Guardate qua, max height, max height, max height, min height, quelli che abbiamo visto prima. Ci sono tutte. Quindi tutte le proprietà che abbiamo visto in modo grafico le posso leggere. E per quasi tutti questi get c'è anche un set corrispondente più avanti. Set. No? E quindi io posso la dimensione, il colore, eccetera, li posso modificare direttamente dal programma con questi metodi. Quindi dentro l'FXML posso dare il valore iniziale delle proprietà, dentro il programma Java posso leggere e scrivere queste stesse proprietà. Il problema è avere accesso all'oggetto. Cioè a me piacerebbe ad esempio cambiare, dopo che il programma è partito, il bottone, anziché scrivere ciao, scrivere qualche cos'altro. È facile, perché basterebbe avere il riferimento all'oggetto bottone e fare set text. Visto che il contenuto del bottone è relativo a una proprietà che si chiama text, basta dal codice Java fare un set text di questo. Il problema è avere il riferimento a questo oggetto. Questo non è impossibile, ma è così complicato al momento per quello che noi sappiamo fare, perché noi abbiamo riferimento al nodo padre. Del nodo padre dovremmo prendere il figlio centrale. Quindi il nodo padre ha dei figli, quello centrale, quello che mi interessa, a sua volta ha un figlio che è un HBox, a sua volta ha un figlio che è un bottone. Quindi dovrei navigare questo albero di nodi. Ad esempio i figli, di tutti i figli mi interessa il 0, 1, 2, secondo, a questo punto questo dovrebbe essere il mio HBox. Dell'HBox prendo i figli, sto andando un po' alla cieca e spero di beccarlo giusto. Get di 2, questo qui cos'è? Un è un nodo, no? Quindi abbiamo get. Vabbè, niente. Non ve lo faccio adesso. Nel senso che c'è un modo che vedremo domani che si basa sul controller di farlo fare a lui. Quindi. Diciamo che noi quello che potremmo fare, questo non riesco a completarlo, è se io riuscissi a trovare un modo per avere un riferimento al mio bottone, non voglio perdermi nei meandri adesso, anche perché poi non lo faremo in questo modo. Io per cambiare il testo potrei semplicemente fare una cosa di questo genere. Cioè, ciò che ho descritto nell'FXML viene convertito in oggetti Java. Questi oggetti Java hanno tutte le loro proprietà accessibili al programma, sia in lettura con get nome proprietà, sia in scrittura con set. Quindi poi che cosa dovrà fare il programma? Se il programma vuole mostrare qualcosa all'utente, farà un set text dentro una casella di testo in cui scrive ciò che vuole. I problemi che dobbiamo risolvere sono a questo punto due, che risolviamo domani. Il primo è come faccio ad avere il riferimento non solamente a nodo radice, ma anche ai nodi interni. Il secondo è
come faccio a fare in modo che le mie azioni vengano fatte quando l'utente compie qualcosa. Cerco di spiegarmi. Se io mettessi questo set text qua, quando viene eseguito? Beh, viene eseguito quando il programma parte. Ma come faccio a eseguire qualche cosa, che ne so, quando l'utente clicca sul bottone? Perché è quello che mi interessa. Quando lui clicca, allora faccio una cosa. Quando lui scrive, allora faccio una cosa. Perché adesso ho il metodo start che viene eseguito solo all'inizio. Ma un programma che fa tutto all'inizio e poi non fa più niente è inutile. Perché non permette di interagire con l'utente. Allora, interagire con l'utente significa capire e andare ad intercettare alcune azioni che fa l'utente. Queste si chiamano eventi. Ogni nodo genera degli eventi. Ad esempio, il bottone genera un evento quando viene premuto. Quindi devo andare a intercettare questi eventi, fare delle cose, e queste cose comprendono, tra l'altro, modificare la proprietà di altri nodi, a cui devo ovviamente avere accesso. Queste due cose, avere accesso a dei nodi per poter leggere e scrivere le proprietà e poter impostare su dei nodi degli, a intercettare su dei nodi degli eventi che vengono generati dal nodo stesso quando l'utente ci interagisce, è il compito del controller. Della classe controller, che per ora è vuota, e che è quella che definisce la logica di comportamento dell'applicazione stessa. Ok? Questa, ovviamente, ne parliamo domani, era solo per dire che in realtà anche qua molto del lavoro lo fa lo Sim Builder, perché già nella creazione del progetto abbiamo già definito qual è la classe controller, che però è vuota. Poi ogni nodo che ci interessa utilizzare nel programma Java, gli possiamo dare un'identità, cioè un nome. Questo nome sarà il modo per poi poterlo trovare. Dico, il nodo che si chiama tal dei tali. Il nodo che si chiama txt, questo è il testo. Il nodo che si chiama button, btn. Gli do un identificatore, e questo identificatore è il punto di contatto tra l'fxml, cioè ciò che creo quando l'oggetto viene creato, e Java. L'altra cosa che farò è quella di dire quali sono le azioni dell'utente alle quali voglio reagire, alle quali voglio fare qualcosa. In questo caso, quando l'utente preme il bottone. Allora ce l'abbiamo anche qua, sempre nelle proprietà del bottone, nel gruppo code. Code sono tutte le proprietà che sono visibili a Java, in certo senso. Mentre le altre, layout e property, sono quelle che, anche sono visibili a Java, ma sono quelle che determinano l'aspetto dell'oggetto. OnAction è quello che ci serve, cioè l'azione associata al bottone è quella di essere premuto. E quindi qua scriverò che cosa devo fare quando l'utente preme il bottone. Potrei decidere di fare altre cose quando il mouse viene premuto, quando viene spostato, quando premo un tasto, quando lo lascio andare, quando col mouse ci passo sopra, quando ci clicco, e così via. Sono tutte le azioni che può fare l'utente, sono tante e sono elencate qua per ogni elemento, così come la stessa cosa posso fare sulla casella di testo. Quindi domani impariamo a gestire queste proprietà per definire un controllore che sia in grado di far fare qualcosa a questa nostra piccola applicazione. Ok? Abbiamo finito 5 minuti prima, quindi contento.